Buonasera a tutti, benvenuti, saluto tutti quanti, tutti presenti, la sindaca, l'assessore allo sport, Daniele Frongia, le autorità politiche, le autorità militari, generale Romano, i rappresentanti della AS Roma, il vicepresidente vicario della FIGC Cosimo Sibilia, il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, le tante scuole calcio presenti, i cittadini, tifosi e non. Siamo tutti qui per riconoscere il giusto tributo al mister Claudio Ranieri. Romano di Roma, calciatore prima, allenatore poi, ha allenato tante squadre, Fiorentina, Cagliari, Parma, Juventus tra le altre, poi è arrivato alla Roma nel 2009-2010 con cui ha sfiorato prima una grandissima impresa, purtroppo non riuscita per una partita sfortunata, poi altre esperienze all'estero, Monaco, la nazionale greca, prima di approdare a questa piccolissima squadra inglese che puntava a salvarsi e che lottava contro i giganti del Manchester United, del City, del Chelsea, del Liverpool e che partita dopo partita, clean sheet dopo clean sheet, come diceva lei nelle interviste del dopo partita, è riuscita a fare questa impresa straordinaria che nelle quote dei bookmaker pagava 5.000 a uno e questo la dice tutta, quindi siamo qui mister per darle il tributo che merita, ma personalmente dico anche la nostra solidarietà per quanto è accaduto nell'anno successivo, perché la riconoscenza nel calcio come nella vita dovrebbe essere un valore e lei la merita. Lascio a questo punto la parola all'assessore allo sport, Daniele Frongia. Recentemente ho avuto l'onore di premiare il mister Ranieri proprio a Londra, nel Parlamento inglese. Una cerimonia, devo dire, bellissima, suggestiva, prestigiosa, solenne, però in quell'occasione è mancata qualcosa, mancava Roma. Ed eccola qui oggi, Roma, presente per conferirle questo importante riconoscimento. Un riconoscimento a un suo vero figlio, un vero figlio di Roma che tra l'altro è nato e cresciuto, vissuto proprio a due passi dal Campidoglio, un grande manager che ha esportato l'eccellenza non solo in Italia ma anche all'estero, pensiamo alla Spagna, all'Inghilterra, alla Francia. Per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che ancora farà, grazie, grazie di cuore da tutti noi. Grazie assessore. Lascio ora la parola al presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Io dovrei fare un discorso istituzionale come Presidente del CONI Lazio, ma non me la sento. Oggi, consentitemi, faccio il tifoso della Roma. Perché? Perché Ranieri ha rappresentato per la nostra città, e qui faccio l'istituzionale, una bella immagine, un'immagine che ci rappresenta da tutte le parti, un'immagine di una Roma formata da persone serie, dei seri professionisti, in un mondo del calcio dove spesso certe situazioni sono delicate. Io ricordavo prima a Ranieri che quando con la Roma degli 80, quella di Dino Viola, andammo a giocare a Catanzaro e non era facile
giocare là, ma soprattutto le maglie erano giallorosse come le nostre. In difesa c'era lui, Peccenini e Santarini. E c'era tanta Roma. Allora dovevi essere concentrato, perché avevano un palanca che poi ci faceva del male. Ma io voglio anche dire l'altra cosa. Lo ricordavo anche questo. Ricordiamoci che la Roma più bella in termini di raggiungimento di risultati, secondo posto in classifica e finale di Coppa Italia, l'abbiamo fatta nel 2010 con lui. E allora penso che tutto quello che diciamo oggi sia il giusto riconoscimento a una persona che rappresenta qualcosa di importante. Io vorrei solo concludere dicendo, ecco, spesso non lo usiamo questa espressione. Claudio Ranieri è una bella persona e noi siamo orgogliosi oggi di averlo qui. Grazie. Grazie, grazie a lei Presidente. Passiamo ora al Vicepresidente Vicario della FIGC, Cosimo Sibilia. Grazie, buongiorno. Innanzitutto porto il saluto del Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio, che ringrazia per l'invito e per la sensibilità che l'amministrazione comunale romana ha voluto riservare al calcio in questa occasione così come nelle altre. Come giustamente avete ricordato, Claudio Ranieri è un figlio prediletto di Roma, l'orgoglio di questa città, uno dei suoi prodotti migliori, ma consentitemi di dire tutto il Paese è grato a Claudio Ranieri per quello che ha fatto e tutta l'Italia calcistica lo deve ringraziare. Un paio di mesi fa la Federazione Calcio lo ha giustamente inserito nella Hall of Fame del calcio italiano e credetemi non solo per l'impresa indimenticabile che ha compiuto, una delle più leggendarie nella storia dello sport mondiale, ma per i valori che nel calcio, attraverso il calcio, ha trasmesso in questi anni a tutti quanti noi, alla famiglia del calcio. Valori che hanno accompagnato la sua lunga carriera, che hanno contraddistinto la sua opera. Valori che affondano le proprie radici a pochi metri da qua, nell'oratorio di San Sabba. Valori che sono scesi in campo con lui prima da giocatore, poi da tecnico a Roma, in Italia, in Europa. Valori che hanno fatto di Claudio Ranieri un grande uomo, prima che uno straordinario allenatore. Claudio Ranieri è rimasto sempre lo stesso, una persona per bene, un grande educatore, ha allenato talenti, plasmato campioni, forgiato uomini. La Federcalcio è un po' la casa e la mamma di tutti gli appassionati di calcio. Oggi io sono qui a rappresentarla e per questo a nome di milioni di sportivi voglio ringraziare ancora una volta Mister Claudio Ranieri per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà. Con lui continueremo ad esportare uno dei prodotti di maggior successo del Made in Italy, rappresentante tra i più autorevoli di una scuola di allenatori che tutto il mondo ci invidia. Grazie mister. Grazie a lei ed ora lascio la parola alla sindaca Virginia Raggi. È davvero un grande piacere per me consegnare a Claudio Ranieri la Lupa Capitolina, onorando in questo modo la straordinaria carriera sportiva di un romano doc. Claudio Ranieri ha doti di grande sportivo, sia da calciatore che da allenatore, ma non è soltanto per questo che l'amministrazione ha deciso di conferirgli una delle sue onorificenze più prestigiose. I tifosi e i calciatori, non soltanto quelli delle squadre dove ha giocato o allenato nel corso della sua vita, gli riconoscono universalmente grandi doti umane di simpatia, ma soprattutto di serietà. Doti che lo hanno portato al successo non soltanto in Italia. Ranieri ha portato in alto il nome della città di Roma, rendendo orgogliosi gli italiani e tutti i romani. È negli occhi di tutti la festa che ha accompagnato l'incredibile vittoria dell'Leicester City in Premier League. Una squadra capace di vincere uno dei campionati di calcio più difficili e competitivi del mondo, sbaragliando la concorrenza di squadre frutto di investimenti anche milionari.
Questo testaccino DOC, di cui siamo orgogliosi, ha fatto intendere che con il sacrificio e il lavoro costante è possibile raggiungere qualsiasi risultato, anche quelli che potevano apparire inarrivabili. Questo è lo spirito degli italiani, lo spirito della capitale che Ranieri ha portato con sé ovunque. Questo è lo spirito che deve essere d'esempio a tutti i cittadini. E queste sono le doti che oggi riconosciamo a Claudio Ranieri con il conferimento della Lupa Capitolina. A lui va il nostro ringraziamento. Grazie, mister. Mister, tocca a lei, davanti al pubblico di casa. Buon pomeriggio a tutti. Sindaca, che devo dire? La ringrazio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Credevo in una manifestazione dove venivano premiati più sportivi e vedere così tanta gente qui per me è molto bello, sono molto orgoglioso che la mia città si sia ricordata di me. Ho ricevuto diversi premi, ma questo di casa ha un qualcosa di speciale. Ringrazio tutte le autorità che sono venute qui e volevo dire due parole a questi ragazzi. Stanno alle scuole calcio, quando giocavo io non c'erano le scuole calcio, c'era l'oratorio. Andai a fare la prova, due prove alla Roma, venni scartato, ma sono una persona caparbia che non si ferma ai primi ostacoli. Credevo in me stesso, credevo che nel calcio potevo fare qualcosa. Addirittura cambiai ruolo perché io entrai nella Roma come attaccante, ma vedevo che non facevo gol. Allora dico, io in questo mondo ci devo stare, e piano piano arretrai e giocai terzino, e dopo un anno giocai esordì in Serie A, e poi la mia carriera si svolse tutta al sud come giocatore, 8 anni a Catanzaro, 2 a Catania, 2 a Palermo, e poi iniziai la carriera di allenatore. Non ero un campione, ero un giocatore normale. Adesso che sono allenatore direi quasi mediocre, però non mollavo, iniziai la mia carriera come dilettante da allenatore e sono arrivato dove sono arrivato, per cui voglio dire a voi, non arrendetevi se qualcuno vi scarta, vivete i vostri sogni perché saranno la vostra forza per tutta la vita. Grazie. Bene, grazie mister. Procediamo con la premiazione.